Ma in questi giorni si parla molto di plastica, in particolare della direttiva dell'Unione Europea per la messa al bando della plastica usa e getta, cioè i prodotti monouso. L'Italia sembra intenzionata a salvare i posti di lavoro che ruotano attorno a questo settore, però l'Unione Europea dal canto suo sembra andare avanti. E vi faccio sentire un grido, poi vi spiego anche cosa è avvenuto. Non ho sentito! Noi siamo plastic free! Ok, buona raccolta! È l'associazione Plastic Free che oggi si è data appuntamento a Pescara, nella zona della Madonnina, proprio per ripulire sia la zona come anche il pontile. Tante persone con le buste di plastica e con naturalmente le pinze si sono date da fare per raccogliere cicche di sigarette, bottiglie, non solo plastica purtroppo, ma anche appunto, come mi diceva nel servizio precedente Anna Di Giorgio, mascherine, guanti, eccetera, eccetera. Una associazione che da tempo è impegnata sul fronte della tutela dell'ambiente marino e non solo. D'altra parte c'è questo problema che va risolto, perché la Cina ha detto basta alle importazioni di rifiuti dall'estero e quindi l'Europa ha difficoltà a gestirli. Per questo sarà un argomento caldo in questi giorni proprio all'Unione Europea.